è conclusa la prima delle tre serate in programma della seconda edizione della Festa della Pizza e della Birra da Torres Enoteca. Una serata dedicata all'alimento per eccellenza della tradizione enogastronomica italiana, la pizza, e la scelta di alcune delle birre più conosciute. E infatti un folto numero di partecipanti sono stati richiamati da questa kermesse ideata dal locale a Montelibretti. Tante le offerte culinarie messe a disposizione per gli ospiti, dai fritti preparati al momento alle pizze fritte, ma l'alimento principe è sicuramente la pizza, con la bontà che la contraddistingue, bontà espressa anche nelle parole di colui che fa di questo alimento una vera delizia per il palato. Oggi abbiamo fatto una bella serata e abbiamo fatto un impasto a lunga lievitazione, abbiamo fatto 24-48 ore con farina macinata a pietra, come da tradizione qui da Torres. Abbiamo scelto ingredienti di qualità, dal pomodoro di un'azienda agricola pugliese, azienda agricola Paglione, da un fior di latte di un'azienda agricola di Rieti, e oggi è andata bene, speriamo che il prossimo anno andrà ancora meglio e vi aspetteremo il prossimo anno. Vogliamo ricordare che praticamente oggi è la prima delle tre serate, quindi vi aspettano ancora un sabato e una domenica ricche naturalmente di tanto pubblico e di tante pizze da impastare e realizzare. Sì, esatto, domani continuiamo con la festa, sia domani che sabato e anche domenica. Faremo sempre lo stesso impasto, sempre con la stessa farcitura della pizza e per quanto riguarda gli ingredienti, e faremo anche la pizza fritta. Aspettiamo l'esito della serata, che andrà sicuramente bene come è andata oggi. Non è potuto mancare l'intrattenimento in questa splendida serata. Infatti, ad intrattenere coloro che hanno deciso di recarsi da Torres Enoteca, uno spettacolo live, punto fermo delle kermesse organizzate dallo staff del locale sito in via Roma a Montelibretti. Infatti, questa sera a divertire i commensali ospite il grande Mago Renzetti del Circolo Illusionisti di Roma a proporre e stupire i presenti con le sue esibizioni. Apri la mano lentamente perché la mia pallina è uscita ed è passata nella tua mano. Allora, visto che c'è la telecamera, fate un bel applauso, no? Scherzo, gli applausi non si chiedono. Beh, devo dire che è una cosa bellissima, è una soddisfazione grandissima che ripaga tutti gli sforzi che stanno dietro a quelli che poi sono gli studi magici, ed è veramente emozionante per il pubblico e per me. Sì, è emozionante per me e emozionante per il pubblico. La magia ravvicinata è quella che preferisco perché trasmette proprio il vero significato, il vero valore della magia in una maniera che in altri modi non si raggiunge. È stata una prima di tre serate ricca e divertente, ma la seconda edizione della Festa della Pizza e della Birra non finisce qui, torna con altre due serate. Vi aspettiamo questo sabato e domenica con la seconda edizione della nostra Festa della Pizza. Sabato avremo Lello Panico e Mick Brill con il loro tributo a Willie Dixon Songbook, mentre domenica avremo Cigno in trio che canta le canzoni anni 80, da David Bowie a Dire Straits. Ovviamente l'unica grande e vera protagonista è come sempre la nostra pizza.